Il mondo del volontariato ravennate torna a far festa in Piazza del Popolo, a Ravenna. Punto di ritrovo da oltre 20 anni per persone e associazioni impegnate nel campo del sociale, la festa del volontariato sarà anche quest'anno un momento di confronto fra tutte le realtà coinvolte e occasione per i ravennati di conoscere realtà di cui magari non si conosce l'esistenza, ma che potrebbero verificarsi preziose nella vita quotidiana. Tanti eventi in programma, confermata la grande tavolata attorno alla quale tutti i volontari si siederanno, momento fondamentale per costituire al meglio una rete fra persone e associazioni. La festa del volontariato, come tutti gli anni, vede in piazza le associazioni che sono presenti nel territorio ravennate ed è una festa di cittadinanza, il volontariato inteso di abitare la città, prendersi cura della città, quindi ci saranno questi gazebo dove le associazioni possono presentarsi ai cittadini nelle loro esperienze, nei loro incontri, nelle loro attività, e quindi la città prende coscienza del valore del tesoro che ha nel proprio interno. E quindi conoscerlo vuol dire poterlo utilizzare, vuol dire poter affiancarlo, poterlo aiutarlo, poterlo valorizzare appunto per i vari bisogni che ci sono. Poi ci saranno dei momenti appunto anche di animazione della piazza con musica, con volontari che metteranno a disposizione proprio le proprie capacità, le proprie energie per animare la festa, perché sia un momento appunto di cittadinanza, un momento di valorizzazione delle risorse umane della nostra città di Ravenna, così ricca di volontariato, perché ci sono più di 300 associazioni e poi ci sono nei più vari settori, dall'attività rivolta alle persone, all'ambiente, agli animali, al tempo libero, eccetera. Quindi c'è tutta una ricchezza, una risorsa che ogni anno viene così, abita la piazza e si rende visibile. Ecco, ribadirete anche quest'anno il pranzo, la grande tavolata in Piazza del Popolo. Sì, quello è un momento di convivialità forte, perché sedersi a tavoli insieme vuol dire parlarsi, vuol dire incontrarsi, vuol dire fermarsi, vuol dire quindi abitare lo spazio dandogli del tempo, e il mangiare insieme da sempre è un elemento appunto anche di condivisione, di comunione, di scambio, no? Di rapporto, e quindi è un momento significativo anche quello, e lo vogliamo con forza proprio perché la tavola mette insieme gli abitanti, no? Li faccia incontrare. Oggi c'è un'orfanetta non solo di territorio ma anche di relazioni, e quindi il fermarsi, scambiare parole, raccontarsi, oggi abbiamo bisogno della narrazione, diventa fondamentale. Ecco, il tema di quest'anno è un tema molto particolare, si rivolge sia alla cittadinanza ma anche alle varie associazioni che insieme devono fare rete, devono mettersi insieme. Sì, oggi è il tempo del noi, è il noi che vince, non è più tempo di navigatori solitari, e nessuno va da nessuna parte da solo, oggi è importante riacquistare la rete, rimettere insieme appunto le persone e fare squadra insieme, perché in quel modo il territorio, in quel modo la gente può avere punti di riferimento, può avere percorsi eccetera condivisi, no? E credo che sia importante di sentirsi città, di sentirsi comunità.